First of all, I'm very happy to be here. This is my first time to speak in front of the press like this, and I'm very happy to be here. Ha detto che è molto felice di poter affrontare la sua prima intervista. La stampa salernitana, diciamo. When we were about to play with Crotone, I know it's going to be a very difficult game because they have a very good team. And they are second on the league table, and they are very compact. They are tactical discipline. I know it was going to be a very difficult game, but we also practice very hard to how to defend them and how to attack. And I think we came out with 1 point. I think it's not bad for us because Crotone is a very strong team. I think 1 point is good. Allora, Roger, in sintesi, ha detto di salutare con ottimismo questo pareggio di quest'oggi, questo punto raccolto con una squadra molto forte, che il Crotone ha dimostrato di avere ottimi elementi, ottimi singoli. Quindi è stata una partita molto dura, una partita molto gagliarda. Quindi un pareggio è importante anche contro il Crotone, perché comunque è una squadra di primissima fascia. I think this year I've improved very, very well. This year I'm playing very, very good, I think, because last season I think I was playing, but I wasn't playing better like this, and I think this year I'm playing very, very well. Ha detto che quest'anno rispetto all'anno scorso sta giocando molto, molto meglio. L'anno scorso ha avuto pochissime possibilità di giocare, quest'anno invece sta avendo una continuità di gioco e di risultati, quindi anche le prestazioni sono ottimali. Tenana, I was injured and I didn't go to Tenana and I didn't watch the game, so I don't know how the game went. Ha detto che probabilmente se avessimo giocato così avremmo probabilmente vinto a Terni. Lui non si spiega il perché sia la partita con la squadra umbra sia stata così mediocre rispetto a quella di oggi, che si è avuto un atteggiamento completamente diverso. I don't know, I think it's the mindset, and I think now that we have 15 games left, and when we go to away, I think we have to try and win some games because we haven't won any game at away, and I think now we have to start winning because our position on the league table is also bad. And it's important we pick points from the remaining games. Ha detto che praticamente le partite che da qui a venire, le prossime 15 partite saranno tutti punti pesanti. Oggi ci toccherà vincere ogni partita perché ovviamente le partite ormai stanno diminuendo sempre di più. Quindi ogni partita loro dovranno giocare per vincere la partita. Ciao, 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 buonasera, ciao a tutti.